Ma questo significa che se io esaspero l'affermazione e vi dico, ma capite bene che la profondità della vita mai parla di voi, subito un insorge, come dice, se siamo, ciascuno di noi è un essere irrepetibile, unico, come fa a non parlare di noi? Davvero siete convinti che voi siete esseri irrepetibili, unici? Oppure questa questione la potete affermare finché state dentro un perimetro circoscritto che dice io sono importante? Sia pure, per carità, dal punto di vista di qualcosa che riflette il divino. Oppure nel morire di quel qualcosa che continuamente affiora sulle vostre labbra, io, c'è una radice che veramente vi libera. Vi libera. Ma subito cosa fa la mente quando io dico vi libera? Cosa fa la mente? Cosa dice? Se io vi dico qualcosa vi libera, cosa fa la mente? Subito c'è un'altra. C'è un altro per me. Ah, mi libera. No, no, quel liberarvi vuol dire che vi mette proprio in disparte. Proviamo a capirci un attimo. I vostri problemi hanno tutta la dignità dell'essere problemi per voi, giusto? E comunque devono essere affrontati. Ma il vivere i vostri problemi come quel qualcosa che è terribilmente importante perché vi riguarda, o il cominciare a guardarli con l'occhio di chi comprende che quel problema nasce dall'astiosità della mente che vuole sempre ottenere qualcosa per voi, il viverli in questo modo può indurre qualcosa di estremamente, come dire, innovativo nel modo con cui voi cominciate a vivere i vostri problemi e finalmente cominciate a prendere distanza dai vostri problemi. Cosa vuol dire pigliare distanza dai vostri problemi? Sottovalutarli forse? O ridurli? Non nel senso che voi lo riducete, ma nel senso che qualcosa ve li fa guardare con un attimo di ironia, con un attimo di, come dire, accoglimento per i vostri limiti. Ma questo significa che qualcosa piglia spazio dentro di voi, che non è continuamente il mondo vostro. E qui non c'è verso, non c'è una soluzione mediana. Faccio un po' così e un po' colà. Se fate un po' così, un po' colà, potete cambiare rispetto a quello che siete, ma mai entrate in questa profondità della via della conoscenza che a un certo punto vi mette davanti in modo esclusivo questo mondo della profondità. Noi abbiamo detto, vi ricordate, questo mondo dell'interconnessione fra gli esseri, questa meraviglia che continuamente si produce in questo stesso istante e che nessuno di voi in questo momento percepisce, dell'interconnessione fra più esseri che concorrono a farvi vivere. Ma far vivere tutto ciò che vi circonda. È chiaro che in questo momento voi state badando di nuovo alla vostra vita, giusto? In questo momento state vivendo questo incontro. Ma chissà perché non appare in questo vivere, questo incontro, tutto ciò che rende possibile il fatto che voi lo vivete. Ed è presente, e pulsa, e c'è, ed è reale. Ma voi, la vostra attenzione, la dirigete dove? Dove la dirigete? Su quanto tutto questo può servirvi? Su quanto tutto questo può produrre qualcosa che voi poi utilizzerete più o meno in maniera specifica da parte di ciascuno, utilizzerete nella vostra vita, nel vostro quotidiano, uscite di qui magari. Ma questo è veramente ciò che sta capitando? O questa è la narrazione che fa la mente, che continuamente si appropria di tutto per testimoniare che il senso del vivere è questo? Che il senso del vivere è questo. Ma allora, che cosa vuol dire incontrare altro? E lasciare che sempre di più che questo altro parli dentro di voi e davanti a voi.
un'operazione strana, se ci pensate bene. Perché io devo incontrare un qualcosa che mi sollecita in maniera talmente forte che un po' indebolisca la voce della mente che continua a dirmi no, io devo guadagnare da tutto questo, portarmi a casa qualcosa. Anche perché, dicevo l'altra volta, da che cosa è fatto il vostro quotidiano secondo la logica della mente? Da che cosa è fatto? Da un qualcosa che lo permea sempre, dicevamo, da una carenza. Il vostro quotidiano è sempre pieno di una qualche carenza che voi dovete riempire, che voi dovete correggere, che voi dovete modificare. E più voi vi puntate su quel qualcosa che manca, quando mai poserete l'occhio su quel qualcosa che c'è e che non siete e che non è voi? Non è voi. Avete l'abitudine a guardare ciò che vi accade come quel qualcosa che bussa per dirvi c'è un essere che appare e che è completo in sé in quel momento, così com'è. Quante volte l'abbiamo detto per il passato e lo stiamo rivisitando per dare un senso diverso al vostro quotidiano? Ma scusate, può una cosa di questa natura, può un cambiamento di questa natura dare senso al vostro quotidiano? Oppure lo rende povero secondo la logica della mente? Lo rende ricco, lo rende povero? Lo rende povero, no? Certo. Sì, vabbè. Certo, quell'altro c'è. Ma quell'altro c'è al di là di come voi lo vedete? C'è in quel famoso piccolo mistero che sta dentro di lui, che lo attraversa? C'è in quel piccolo mistero che lo fa continuamente declinare con la vita? C'è dentro di lui quel qualcosa, magari inconsapevole a lui stesso, che mi parla di questa profondità che pervade tutti e che non fa distinzione? E qui ci siamo. Che cos'è il vostro quotidiano? Se non quello che vi distingue? Quando mai voi siete disposti a perdere il vostro quotidiano per incontrare il quotidiano? Quando mai siete disposti a perdere il vostro quotidiano che è quello che vi fa distinguere da altri? Sì o no? Tutto il vostro quotidiano vi distingue. Ciascuno di voi potrebbe dire che cosa lo fa distinguere. Magari quel che vi fa distinguere non vi piace molte volte. È un po' pochetto. Magari è un po' detestabile, magari invece è qualcosa di florido, a seconda dei momenti, nel suo e giù famoso della mente. Ma, scusate, è quel qualcosa che vi distingue. E più siete abituati a vedere il vostro quotidiano come quel qualcosa che vi distingue, quando mai vi abituerete a vedere ciò che non vi distingue? Ciò che unifica. E a vederlo nel quotidiano, non in un ipotetico mondo dell'aldilà dove tutti quanti saranno poco a poco fusi nell'uno, come si dice alcune volte. No, qui.